Dottor Giovanni Borroni, CEO e founder Wellcare Marketing and Communication per lo Startup Village di Cosmofarm. Buongiorno, bentornato. Buongiorno a voi. Ci siamo già visti tre volte l'anno scorso. Ci conosciamo. Ci conosciamo, siamo amici di lunga data ormai. È già il secondo Cosmofarm in cui da ci... Da quando ci siete nati? Da quando, sì, esatto, giustamente. Start-up. Da quando siamo anche noi degli startup. E oggi parleremo proprio di startup. Certo. Startup che ce l'hanno fatta, altre che magari non ce l'hanno fatta, perché giustamente, insomma, non è che ce la possono fare tutti, le idee ci sono e poi bisogna anche metterle in pratica e bisogna cercare di arrivare sempre primi. Insomma, è un mondo complicato, come è un mondo difficile di complicato e competitivo. Complicato e competitivo, e le startup le associamo sempre ai giovani, sono imprese innovative e giovani, spesso appunto composte da giovani che cercano di decollare sulla base di un'idea imprenditoriale. Secondo lei, cosa spinge i giovani proprio a diventare imprenditore anche nel settore della tecnologia dedicata alla salute e chiaramente anche alla farmacia? Beh, diciamo che ci sono alcune differenziazioni tra startup e startup. Ci sono startup, per esempio, di servizi che nascono perché offrono dei servizi e poi vanno a customizzare solo per la farmacia, quindi non nascono solo per la farmacia, ma poi possono anche customizzare dei servizi che vanno oltre la farmacia, quindi più ampie come aspetto. Mentre invece ci sono altre startup che nascono magari da esigenze personali, cioè, come dire, esperienze che hanno avuto. Per esempio, molte startup sull'aderenza alla terapia sono nate perché magari la nonna aveva la necessità, il ragazzo era un ragazzo sveglio e intelligente e ha creato una startup di quel tipo. Ma anche startup, scusi se la interrompo, sulla consegna dei farmaci. Io ho intervistato diversi startupper anche l'anno scorso qui a Cosmofarma, su nuovi servizi di consegna ai farmaci, mi dicevano: guarda, io Fabio avevo la nonna che non riusciva a muoversi e nessuno riusciva ad accompagnarla alla farmacia. Infatti, i farmacisti magari non andavano e allora ho creato questo tipo di servizio. Come vedi, non è programmata questa, no, infatti. Cioè, non lo sapevamo, però molto spesso succede che sono esperienze personali che ti portano a sviluppare un'idea. In genere poi sono persone giovani o accademici universitari, perché già l'anno scorso, per esempio, molte start-up non erano fatte semplicemente da giovani, ma erano professori universitari che all'interno della loro università avevano creato uno spin-off, sì, che poi è diventata una start-up, una società. Quindi non esiste una regola, esiste l'idea. Esiste la capacità intuitiva e devo dire che noi italiani sotto questo aspetto creativamente siamo molto molto bravi. Siamo i migliori dal punto di vista creativo, questo diciamocelo tra di noi, anche no, a saperci arrangiare, soprattutto nei momenti di difficoltà. Questo è una delle soft skills che devono avere gli startupper come tutti noi, insomma. Assolutamente, credo. Assolutamente. E qui al Cosmofarma Startup Village si parla anche di farmacisti startupper. Cosa vuol dire esattamente? Che contorni ha questo tipo di fenomeno? Questa è una cosa, è un elemento nuovo, no? Che è nato proprio in questi anni. Noi in fondo è il quinto anno questo di Startup Village, all'inizio è stato un esperimento. Io credo che questo esperimento abbia anche contagiato i farmacisti, perché nelle ultime due edizioni in molte startup abbiamo trovato all'interno dei founder che erano farmacisti. Quindi, come dire, c'è stata una contaminazione da quello che era l'esterno all'interno. Questa è una cosa interessante, anche perché il farmacista, come dire, che diventa startupper è uno startupper evoluto, perché conosce il suo mercato, conosce le esigenze dei suoi pazienti o dei suoi consumatori, e quindi è più facile, come dire, accedere a idee e servizi che possono migliorare e incrementare e sviluppare i servizi della farmacia. Quindi è qualcosa in più, il quid che manca. Assolutamente, prima non c'era, oggi invece c'è. La cosa è straordinaria, cioè la contaminazione che riesce, come dire, nel nostro piccolo, devo dire, poi è chiaro che ormai di startup se ne parla, no? In tutte le forme, sì. Però devo dire che credo che alcuni abbiano visto all'interno di Startup Village delle potenzialità e dire: perché no? Perché non provare? No? Perché Poi alla fine tutti sono stati startup, dalle più grandi industrie di oggi, insomma, qualcuno da qualche parte bisogna cominciare, però bisogna anche dire la verità: alcune idee magari ce la fanno, hanno successo, altre non ce la fanno. Tra l'altro, tra le idee entrate nell'adoption
Innovation Program nelle scorse edizioni, proprio abbiamo insomma l'esempio proprio dell'Adoption Program, alcune sono andate bene, altre no. Che cos'è che fa la differenza secondo lei? Diciamo che sicuramente il modello di business, la fase in cui la startup viene acquisita e come viene accelerata, questa è una cosa molto importante, fatta attraverso l'industria sicuramente aiuta e migliora, sviluppa l'idea, poi ci sono idee, ripeto, buone, idee che magari hanno delle spazi, delle lacune che non sono facilmente gestibili e migliorabili anche dall'azienda stessa, quindi chi adotta in fondo è industria. L'industria si cala nei panni delle start-up e va a vedere il loro modello di business e va a verificare che proprio questo business possa diventare un prodotto. Non sempre così, sono delle buone idee, magari vanno migliorate, vanno sviluppate. Ecco, mai demordere, dico io, insomma, certo, dopo qualche anno che la cosa non prende piede, ovviamente allora bisogna cominciare a ripensare, perché uno degli errori degli start-up è che si innamorano della propria idea e non valutano che invece il mercato magari in quel momento per una serie di motivi non è in grado di assorbirla, e quindi bisogna imparare a modificare le proprie idee o addirittura delle volte abbandonarle e cercare altri progetti. Però alla fine anche nel caso in cui non dovesse andare tutto per il verso giusto, comunque la partnership con una grande azienda può servire per far maturare l'idea o per far maturare gli start-upper? Allora, questo noi l'abbiamo sempre pensato, cioè lo start-upper ha bisogno sicuramente una parte finanziaria che è importante, ma non è determinante per un'uscita di una buona idea, perché nel momento in cui, come nell'Adoption Program, noi abbiamo progettato proprio di metterli, no, di ingaggiare l'industria per avvicinarli, per fare del mentoring ad alto livello, sicuramente li aiuta di più che non il solito obulo da qualche 1.000 euro, insomma. Sviluppare delle idee e avere la fortuna di essere adottati da un'industria, secondo me, l'ho sempre pensato, è un vantaggio rispetto, ripeto, andare a cercare in giro per quello che è poi il territorio italiano, che devo dire sotto l'aspetto del credito non è proprio, no? Ma lascia perdere. ecco, quindi avere qualcheduno preparato, capace, certo, che sa guidarti e seguirti è più importante, insomma, questo l'ho sempre pensato. È come quella citazione, adesso non vorrei, non so, esagerare, ma insegna un uomo, no, dai il pesce a un uomo, certo, e lo sfamerai per un giorno, insegnagli a pescare e lo sfamerai per tutta la vita. Insomma, è più importante la competenza. Assolutamente. Rispetto, è importante anche il finanziamento, ma tra le due forse di più la competenza. Io dico la competenza. Il team della startup, il team è fondamentale, devono essere persone capaci di anche cambiare idea. Sì. Cambiare idea, e le competenze che poi arrivano dall'esterno, in questo caso sono industrie importanti, per cui insomma. Assolutamente. E infine l'ultima questione è sui medicinali. Ovviamente sappiamo che sono molti medicinali sono dei veri e propri salvavita, a patto che arrivino in tempo giusto. Questo, certo, insomma, mi pare abbastanza banale come concetto, è molto intuitivo. Oggi addirittura anche i droni possono sì, fornire un contributo importante. Io per esempio avevo visto i droni che consegnano, i droni, insomma, sappiamo dell'azienda di e-commerce di cui non facciamo il nome, ma è, sì, quella è che addirittura consegnano la merce, o comunque si prevede che possano consegnare la merce in futuro, ma è uno sviluppo tecnologico che può interessare anche i farmaci, in particolare per la consegna degli emoderivati. In che modo? Noi pensate all'Italia, che paese, lungo e stretto, montagne, colline, paesi, borghi, ci sono delle farmacie che magari hanno la necessità, no, di essere raggiunte in un certo modo, così come i pazienti. Il drone può aiutare ovviamente a trasportare in tempo rapido, veloce e poco costoso, sì, quelli che sono i farmaci, in territori particolari come i nostri, per esempio. Poi è chiaro che ci sono invece territori dove ci sono, non so, California, probabilmente non hai bisogno perché ci sono queste autostrade, no? Però io credo che oggi la tecnologia può aiutare in vari modi. Questo, secondo me, questa idea di questi ragazzi è un'idea interessante, è un drone... Sì, in termini di volo, ma poi progettato per portare degli emoderivati, come dicevi, quindi deve avere una refrigerazione di un certo tipo, il prodotto deve essere a garanzia che arrivi, no? Quindi
c'è dietro un'idea, era bella, interessante, e abbiamo detto perché no, perché non portarla, no? Io penso soprattutto magari ai territori, mi è venuta in mente subito le valli, non so, del nord Italia, in cui ovviamente per fare magari uno spostamento che in linea d'aria sarebbe di certo, una ventina di chilometri, ci si spiega un'ora e mezza. Certo. E poi magari le strade sono in condizioni, certo, e da tanti, sotto tanti punti di vista, quello della sicurezza delle persone e ovviamente anche della tempestività della consegna del farmaco, questo è davvero un salvavita, è il farmaco del farmaco. Ah, secondo me sì, secondo me sì, soprattutto in territori come il nostro, noi siamo un bel benchmark da provare, perché l'Italia, ripeto, è lunga e stretta e sarà per questo che siamo così creativi, perché dobbiamo risolvere sempre tanti problemi. No, beh, insomma, anche questa è un'idea, no? Poi è chiaro che il drone in sé per sé, come dire, ormai i droni, no, ce li hanno anche i miei figli, girano le foto, fanno le foto, ormai le fanno solo con i droni, ma cioè di applicarlo alla farmacia e ai prodotti farmaceutici, secondo me è un'idea interessante. Assolutamente interessante. Sì. E ricordiamo anche oggi alle 17 che appuntamento c'è a Cosmo Pharma? Beh, oggi abbiamo la premiazione delle startup che sono state scelte dai nostri partner, quindi verranno adottate. E per noi è molto importante, soprattutto per i ragazzi, insomma, sanno che faranno un percorso insieme all'industria. Ecco, domani ci ritroveremo, certo, per parlare di chi sarà premiato, e l'anno, certo, prossimo magari parleremo di nuovo di queste startup, il futuro che hanno avuto, i vari sviluppi che hanno potuto. Beh, in questi 5 anni in fondo abbiamo portato più di 100 startup. Beh, quindi, come dire, tra l'altro finalizzate a un mercato che è abbastanza, insomma, un mercato particolare, quindi 100 startup, di cui ne sono state adottate una ventina, e di queste 20 ce ne sono alcune che sono diventate già aziende. Ecco, e quindi l'augurio è per chi vince, ma anche per chi non vince oggi, certo, è quello di riuscire, certo, ad avere questo tipo di futuro. Dottor Giovanni Borroni, CEO e Founder Welcare Marketing and Communication per lo Startup Village di Cosmo Pharma, grazie per essere stato con noi, ci rivediamo domani. Comunque. Grazie a voi.